Come previsto, l'annunciata perturbazione è arrivata nelle province di Udine e Pordenone. Il vento ha provocato l'abbattimento solo nel Tarvisiano di 100 alberi. La grandine ha causato danni ingenti nelle coltivazioni del Pordenonese. Entro un mese saranno completate le operazioni di dragaggio nel canale di accesso a Porto Margherita, San Giorgio di Nogaro. Il mancato contributo della regione a sostegno delle celebrazioni per i 100 anni della Zanussi ha scatenato uno scambio di opinioni fra il neo sindaco di Pordenone Ciriani e l'assessore Bolzonello. Un faccia a faccia in rete a colpi di post. Lieto evento nella piazza di Ruda questa mattina, infatti un'auto è diventata la prima culla di Matilda. La bimba è nata mentre papà e mamma stavano raggiungendo il nosocomio di Palmanova. Il club messicano del Rayados Monterrey ha ufficializzato l'arrivo dall'Udinese di Ivan Piris, il giocatore in viaggio per sostenere le visite mediche. Gabriel Silva è il quarto acquisto del Granada. Signore e signori, buonasera, grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Lo avete sentito dai titoli, c'è stata questa lieta notizia a Ruda, dove appunto questa bambina Matilde è nata mentre la mamma assieme al papà stava raggiungendo l'ospedale di Palmanova. È nata appunto in auto, aiutata la mamma appunto dal padre che per alcuni minuti si è trasformato in un ostetrico. Poi è arrivato il 118, quindi questo per iniziare il telegiornale con una buona notizia e congratulazioni ai genitori e ben arrivata alla piccola. Ieri pomeriggio e sera violenti nubi fragili hanno funestato la provincia di Pordenone e quella di Udine. Centinaia di volontari della Protezione Civile Regionale al lavoro per risolvere le criticità tra allagamenti e alberi caduti. Nel primo pomeriggio di ieri, un fronte temporalesco ha interessato la pedemontana pordenonese, per poi spostarsi sino alla catena carnica. Particolari disagi si sono registrati a Tramonti di Sotto, dove il forte vento associato al temporale ha causato la caduta di alberi in un campeggio, provocando danni a beni immobili e costringendo all'evacuazione la struttura. I volontari della Protezione Civile sono stati impegnati anche a Frisanco e Clauto per cadute di alberi. La perturbazione si è poi spostata verso nord, causando allagamenti di sottopassi ad Amaro, ingrossando anche numerosi ri, sino a determinare fenomeni franosi in comune di Pontebba, Astudena Bassa e Alta e Paolaro. In comune di Malborghetto, invece, gli alberi caduti sui tralicci dell'Enel hanno causato l'isolamento di circa 50 persone in Valucque. Sul posto sono accorsi i volontari della Protezione Civile, vigili del fuoco, personale del Corpo Forestale e dell'Enel, i quali hanno tolto dall'isolamento la valle verso le 17:45. Dalle 17, un ulteriore fronte temporalesco ha interessato la pedemontana, aumentando i disagi nella Val Tramontina e causando cadute d'alberi nei comuni di Vito d'Asio, Clauzetto, Pinzano, Osopo, Montenarso, Lusevera e quindi Tarcento. Segnalazioni di allagamenti locali anche a Venzone, Ampezzo e Paluzza. Una frana si è registrata a Resiutta sulla strada statale, così come lungo l'arteria che conduce a Cave del Predil per caduta di alberi e detriti. L'ANAS ha disposto la chiusura di questa viabilità. Frana anche a Cercivento lungo la strada che sale verso il Monte Tenchia e a Uvaro in località Muina, con interruzione della viabilità comunale. Chiuso il guado sul Meduna in località Rauscedo, come pure quello in località Murlis. Cadute di alberi segnalate anche a Palmanova e Rivignano. Nella notte l'irruzione di aria fredda da nord ha causato l'innescarsi di fenomeni temporaleschi anche su pianura e costa, dove il forte vento associato ai temporali ha causato cadute di alberi nei comuni di Remanzacco e Povoletto. Il fiume Tagliamento infine ha superato il livello di guardia, rientrando subito nelle primissime ore della giornata sotto la soglia di attenzione. Nella giornata di ieri operativi circa 160 volontari dei gruppi comunali di Protezione Civile. Un piccolo aereo da turismo, un Piper 32, partito da Venezia, si è schiantato nei pressi di Ajdušina in Slovenia. Gli occupanti del velivolo, pilota e tre passeggeri di nazionalità tedesca, sono morti nell'impatto. L'aereo era diretto a Lipsia. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento. Finché si trovava in territorio italiano, dal velivolo non sono stati segnalati problemi o malfunzionamenti. Incidente questa notte a Treppo Grande, dove un 23enne di Bui è uscito di strada in corrispondenza di una curva, probabilmente a causa della forte pioggia che in quel momento si abbatteva nella zona. Il giovane è stato portato in ospedale a Udine dal personale del 118 che lui stesso aveva allertato sul posto post strada di Tolmezzo e Vigili del Fuoco. E non è ancora chiara la dinamica degli incidenti avvenuti poco dopo le 17 sulla 4, nel tratto compreso tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, uno in direzione Trieste e l'altro in direzione Venezia. Due le vetture coinvolte, una delle quali si è capovolta, il sinistro è caduto in direzione Venezia. Lievi le conseguenze per uno dei due guidatori, ma gli incidenti hanno causato code e rallentamenti in entrambe le direzioni.
Dopo gli avvisi di garanzia a carico di 17 ex dirigenti e amministratori di Carife, scattano le perquisizioni delle fiamme gialle nelle sedi di 4 banche italiane, tra cui quella della Banca di Cividale. Anche la Banca di Cividale è coinvolta nelle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Ferrara sull'aumento di capitale realizzato dalla Cassa di Risparmio di Ferrara nel 2011 per 150 milioni di euro. Le fiamme gialle hanno perquisito la sede dell'Istituto Ferrarese e di una società controllata, oltre che di 4 altri istituti di credito partecipanti all'aumento di capitale, tra cui la Banca di Cividale. Le perquisizioni sono state eseguite con l'ausilio di unità specializzate dei nuclei di Bari, Bologna, Brescia e appunto Udine. Le indagini, tuttora in corso, sono state avviate nel febbraio 2015 dal procuratore della Repubblica di Ferrara Bruno Cherchi e hanno visto l'acquisizione da parte delle fiamme gialle ferraresi di un'imponente mole documentale. Sono stati anche sentiti numerosi testimoni, fra cui i dirigenti e i funzionari delle autorità di vigilanza. Sono così emerse sottoscrizioni di azioni tra Carife, da un lato, e altri istituti bancari, tra cui la Popolare di Cividale, che avrebbero partecipato all'aumento di capitale della misura complessiva di oltre 22 milioni di euro, con risultato che la reciproca sottoscrizione di azioni vietata per legge ha annullato l'incremento di capitale. Oltre al reato di aggiotaggio, l'accusa parla anche di formazione fittizia di capitale fino a giungere all'incriminazione per bancarotta. Al momento risultano indagati i componenti pro tempore del CDA del Collegio Sindacale di Carife, di una società veicolo utilizzata nella reciproca sottoscrizione di capitale, oltre ai vertici pro tempore degli istituti di credito partecipanti e ad un dirigente di una società di revisione. A tali 21 soggetti, in relazione alle diversificate condotte e responsabilità, sono state notificate specifiche informazioni di garanzia. Nel corso delle perquisizioni sono state notificate alle 6 persone giuridiche coinvolte avvisi inerenti alla responsabilità dei predetti enti per gli illeciti amministrativi. Non si è fatta attendere la risposta della Banca di Cividale. All'epoca il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Friulano deliberò di partecipare all'aumento di capitale sociale della Ferrara per una quota di circa 2.800.000 euro, anche in virtù del fatto che Carife deteneva da tempo una quota di circa il 5% di Nord-Est Banca SpA, si legge nella nota, istituto controllato dalla Banca Popolare di Cividale. Nella giornata di ieri, 13 luglio, la Direzione Generale della Popolare di Cividale ha fornito la massima collaborazione alla Polizia Tributaria, producendo tutta la documentazione richiesta. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, preso atto di tale puntuale collaborazione, hanno ritenuto pertanto di non dar luogo ad alcuna perquisizione. Alla Banca Cividalese viene contestata esclusivamente la violazione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti. Nessun attuale amministratore o dirigente dell'Istituto Friulano risulta coinvolto in alcun modo nell'inchiesta. La partecipazione in Carife è già stata interamente svalutata e spesata nei precedenti esercizi per le note vicende che hanno coinvolto la Banca Emiliana. L'attuale direzione generale sta ricostruendo puntualmente quanto accaduto nell'ambito dell'operazione contestata per dimostrare l'assoluta correttezza dell'operato di allora. Infortunio sul lavoro alla 6 Laser Converting di Buia verso le 16, un operaio 28enne di Tarcento è stato ferito alla mano da un rullo che gli ha schiacciato due dita. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 118, l'operaio ricoverato a San Daniele e non è fortunatamente in pericolo di vita. Per individuare la data delle elezioni terremo conto delle indicazioni pervenute dai sindaci, tuttavia la scelta non potrà avvenire in modo discrezionale ma dovrà rientrare nei parametri fissati dalla legge, che non permette deroghe se non in situazioni ben circoscritte. Risponde così l'assessore alle autonomie locali Paolo Panontin alle richieste avanzate dai primi cittadini di Ronchi dei Legionari e di Monfalcone in merito al possibile rinvio delle elezioni comunali alla primavera del 2017. Attualmente entrambe le amministrazioni sono già scadute, ma la proroga era stata concessa per consentire lo svolgimento del referendum sulla loro possibile fusione. La legge in materia di elezioni ha reintrodotto lo scorso anno la finestra autunnale compresa tra il 1 ottobre e il 15 di dicembre. Secondo i due sindaci, però, in quella fascia temporale rischierebbero di sovrapporsi la campagna referendaria sulla riforma della Costituzione e quella per le elezioni amministrative. Ancora alcune notizie di cronaca: furto all'alba a Muzzana del Turgnano. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso di un'edicola cartolibreria e, incuranti dell'allarme, hanno portato via 3 videopoker caricandoli su un furgone. Quando il gestore è arrivato sul posto, dei ladri non c'era più traccia. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Latisana.
e il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza ha conferito ieri le cariche ai consiglieri eletti dell'Assemblea degli azionisti tenutasi il 7 luglio, nominando Gianni Mion, Presidente del Consiglio di amministrazione, Salvatore Bragantini, Vicepresidente Vicario, e Francesco Iorio, Amministratore Delegato e Direttore Generale, confermandogli le deleghe precedentemente assegnate. Il CDA ha nominato anche i componenti dei comitati endoconsigliari. Iniziano a giungere notizie che vanno nella direzione indicata da Federconsumatori Friuli Venezia Giulia. Il commento della Presidente Puschiasi, sia le conciliazioni che a detta dell'amministratore delegato Iorio dovrebbero prendere avvio da settembre per i piccoli risparmiatori. Federconsumatori chiede il ristoro di tutti i soci che si sono trovati beffati da questa grave vicenda. Dall'altra parte si richiede un aiuto sin da subito per i casi socialmente ed economicamente più compromessi. Voltiamo pagina, entro un mese saranno completate le operazioni di dragaggio nel canale di accesso a Porto Margaret a San Giorgio di Nogaro. Mancano solo alcuni dettagli al fine di certificare la profondità di 7,5 metri, quasi 1,5 metri, superiore a quella massima precedente. L'avvenuto completamento del dragaggio del canale d'accesso a Porto Margaret sul fiume Corno, lo scalo commerciale di Porto Nogaro, garantirà ora l'accesso a navi fino a 15.000 tonnellate di stazza, ridando di fatto slancio competitivo alle imprese di un'area che, come ha affermato l'assessore alle infrastrutture della regione Maria Grazia Santoro, scontava carenze del passato che sono costate anni di paziente attesa finalmente soddisfatta. Qua vediamo una grandissima opera fatta con una attenzione ambientale incredibile, già ripopolata dell'avifauna che predilige queste aree per il suo stazionamento, e non c'è alcun impatto, nel senso che il riverdimento degli argini ricostituiti è già attuale con la natura che fa il suo corso. Ma al di là di queste immagini abbiamo concluso praticamente, manca poco più di un mese per i lavori di completamento, di dettaglio, questa grande opera che attendeva da molto tempo. Riportiamo a 7,50 metri la navigabilità di questo canale d'accesso a uno dei porti della regione, ridandogli competitività e ridandolo ad un sistema di imprese che potrà usarlo per rifare impresa in questo ambito della nostra regione che scontava un po' una carenza infrastrutturale. Oggi queste grandi opere senza un team di enti e istituzioni diventerebbero molto più difficili di quanto siano già complesse. Anche il consorzio di bonifica, tutte le parti della regione, ma non dimentichiamo le imprese che a fronte di una sospensione di 4 anni del cantiere hanno saputo riprendere in mano il progetto insieme a noi, ripensarlo e soprattutto ritrovare un'ottica del fare, quindi di dare una risposta operativa al territorio. Ed è stato inaugurato oggi a Grado il nuovo depuratore delle acque della Iris Acqua, costato quasi 5,5 milioni di euro. Sentiamo l'assessore Vito. Importanza grandissima e una grande soddisfazione quando si arriva a un traguardo così importante. La realizzazione di questo cantiere, il risultato che oggi restituiamo alla comunità, penso che sia che ripaghi con questa grande soddisfazione di tutte le complessità che sono state affrontate. Iris Acqua è quindi il cato della provincia di Gorizia, l'amministrazione comunale di Grado e tutti i soggetti, anche le aziende che sono state coinvolte, hanno oggi veramente portato un risultato assolutamente importante. La regione ha sostenuto, ha contribuito quindi al finanziamento di questo intervento e sta lavorando con grande determinazione per cercare di fare degli importantissimi passi in avanti sul tema della qualità della depurazione delle acque della nostra regione. Ricordo che sono stati siglati tre accordi di programma nel corso, diciamo, di questi ultimi anni, dal 2014 in poi, che hanno permesso e stanno permettendo di riuscire veramente a fare degli interventi necessari, importantissimi per potenziare depuratori e realizzare le fognature che in alcune parti della nostra regione non solo mancano ma sono ormai anche oggetto di infrazioni comunitarie. Rapporti sempre più tesi tra il nuovo e il vecchio sindaco di Pordenone. Il mancato finanziamento al comune riguardo alle iniziative per il centenario della Zanussi da parte della regione ha fatto battibeccare su Facebook Alessandro Ciriani e Sergio Bolzonello. Un duro faccia a faccia, colpi di posta e commenti.
Si sono incontrati molte volte in queste settimane, ma senza andare al di là dei convenevoli di buona educazione. Alessandro Ciriani, neosindaco di Pordenone ed ex presidente della provincia, e Sergio Bolzonello, vicepresidente della regione ed ex sindaco di Pordenone, sono veramente ai ferri corti. E ora il malumore è esploso sui social. Un duro faccia a faccia a colpi di post. A far scattare la scintilla che ha infuocato le polveri virtuali, il mancato finanziamento da parte della regione per 40.000 euro circa le iniziative dedicate al centenario della Zanussi. Progetto presentato dalla Giunta Pedrotti e non incassato da quella guidata da Ciriani. Il sindaco, sul suo profilo Facebook, ha espresso il suo malcontento. Complimenti per l'equilibrio, ha scritto, la Giunta regionale non ha finanziato la richiesta di contributo presentato dalla Giunta Pedrotti per il centenario della Zanussi. Grave e sciocco, delle due l'una, o Bolzonello non conta niente a Trieste o fa il bambino capriccioso. In entrambi i casi chi ci rimette è Pordenone. Bolzonello non è rimasto a guardare e ha commentato il post qualche ora dopo. Non ho mai scritto nella bacheca altrui di argomenti istituzionali, ha postato, lo faccio ora perché sono necessarie alcune puntualizzazioni e per dire che la campagna elettorale è finita, a meno che, caro sindaco, tu non stia portando avanti una campagna permanente contro di me. Da persona seria e responsabile, come ti reputo, mi aspetterei un altro atteggiamento più costruttivo. Spiegando poi che il progetto del comune è stato giudicato da apposita commissione e giunto 45esimo a fronte di 29 iniziative finanziate. Immediata la controreplica di Ciriani. Caro Sergio, la telefonata te la farò non appena avrai metabolizzato la fine della campagna elettorale, aspetto che non mi pare trascurabile alla luce del tuo tono piccato e non solo in questa circostanza. Guarda caso è la prima volta che la regione non finanzia un progetto del comune. E ancora Bolzonello. Caro Alessandro, questa risposta denota che continui ad anteporre sempre una lettura politica con la P minuscola, dove invece ora serve solo un'azione di responsabilità e progettualità. Le istituzioni, come ben sai, si confrontano non sui social ma sui tavoli di lavoro istituzionali, altrimenti è demagogia, ha concluso Bolzonello. In tantissimi hanno apposto i like a uno o all'altro, commentando a loro volta. Ora da virtuale il dibattito dovrebbe diventare reale nei tavoli istituzionali, non certo comunque le migliori premesse per un dialogo costruttivo su tanti punti, tra i quali quello del nuovo ospedale. A Trieste si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo laboratorio all'interno della farmacia dell'ospedale maggiore per la preparazione di farmaci chemioterapici e antiblastici e per la loro somministrazione ai pazienti. Devo dire che bisogna veramente complimentarsi con questi operatori che sono stati non solo veloci, bravi e hanno avuto anche quella capacità di innovare, perché cambiare l'organizzazione per poi allestire questi laboratori non è semplice. È, devo dire, un'organizzazione all'avanguardia, perché la lavorazione in questo modo, la diluizione unica di questi farmaci antitumorali dà grandi garanzie di sicurezza, maggiori garanzie di sicurezza per i pazienti oncologici che si devono sottoporre a queste terapie, ma anche una grande sicurezza per gli operatori, perché sappiamo che chi lavora su questi farmaci, sulla lavorazione di questi farmaci, è molto esposto ai rischi professionali e qui invece sono ridotti davvero al minimo, quasi allo zero. E quindi mi complimento con l'azienda triestina, ma con anche tutti i professionisti che hanno lavorato, perché anche la capacità di lavorare insieme, i farmacisti, i medici, gli infermieri, i tecnici, è un grande valore organizzativo che questa azienda ha dimostrato di avere. È una struttura completa, complessa, pronta per dare le risposte alle necessità attuali e pronta anche per aggiornarsi ed innovare tutte le pratiche e le terapie che verranno messe a disposizione nei prossimi tempi. Mattinata decisamente insolita in comune di Ruda. Questa mattina, poco prima delle 11, la piazza del municipio ha accolto un parto molto particolare. Mentre la mamma si stava spostando in auto verso l'ospedale di Palmanova, infatti, la piccola Matilde ha deciso che era tempo di venire al mondo e ha scelto proprio Piazza della Libertà come scenario ideale per nascere. Soccorse dagli operatori della Croce Verde Basso Friuli, giunti sul posto con un'auto medica, mamma e bimba stanno bene. Grande gioia, insomma, per la cittadinanza di Ruda, che è già pronta a iscrivere Matilde nella sua anagrafe comunale. Vedete l'ospedale di Palmanova, dove appunto la piccola è arrivata dopo questo parto fulmineo. Ci sono aziende friulane che continuano a conquistare prestigiose commesse nel cuore della vecchia Europa. Una di queste è la Simeon di Aiello.
Nel progetto architettonico e urbanistico più importante e prestigioso del Lussemburgo, dopo una gara internazionale iniziata addirittura nel 2011, il gruppo Simeon di Aiello ha siglato il contratto per la costruzione del complesso commerciale Royal Amelius B1. È una commessa che si aggiunge a diverse che l'azienda specializzata in carpenteria per l'edilizia ha in corso in area francofona e in particolare in Belgio e Francia. Il complesso commerciale e terziario nel cuore del Granducato avrà una forma di diamante con facciate in acciaio e vetro che l'azienda friulana realizzerà per un valore della commessa di 3 milioni e mezzo, ma si tratta soltanto del primo di 5 lotti e il gruppo Simeon è già in gara per il secondo. Il Lussemburgo rappresenta di fatto per l'azienda guidata da Marco Simeon l'apertura di un ulteriore mercato e avviene con una commessa di altissimo livello. Sarà inaugurata domani nella piscina swim di Villa Primavera la mostra Un segno di noi, che accoglie le opere realizzate da un gruppo di persone disabili grazie al progetto dell'Unione Italiana Lotta alla distrofia muscolare. Ognuno di noi nella vita può lasciare un segno che parla agli altri, e questo è il messaggio della mostra Un segno di noi, che sarà inaugurata domani alle 18.30 negli spazi della piscina swim di Villa Primavera. Protagonista dell'evento, aperto a tutti, sarà un gruppo di persone con disabilità fisiche anche gravi che ha seguito per alcuni mesi un percorso sperimentale di arte terapia organizzato dall'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Udine e condotto a titolo di volontariato da Linda Cudicio, animatrice socioeducativa con vari anni di esperienza. Con la testimonianza diretta e con l'aiuto di un video realizzato per l'occasione, gli autori delle opere esposte parleranno di sé e del significato del progetto. L'allestimento, che si potrà visitare fino al 31 agosto, è stato possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell'Unione Nuoto Friuli, che gestisce l'impianto di Campo Formido e ha da sempre una particolare sensibilità nei confronti del mondo della disabilità. La serata sarà anche l'occasione per lanciare una raccolta di fondi che mira a consentire la prosecuzione e l'allargamento del progetto. Verrà presentato domani 18.30 presso la Sala Ex Canonica di Flagonia il libro La notte che il Friuli andò giù, 10 voci raccontano il terremoto del 76. A seguire verrà proiettato il cortometraggio 1976 di Alessandro Venier con l'inaugurazione della mostra Crepes e Gritures a cura di Giuseppe Mareschi e Giancarlo Clemente. E siamo pronti con la vignetta di Fernando Venturini. Manamana. Ficcanti le vignette di Venturini. E allora adesso ci colleghiamo con Alexis Sabot, che vedo in compagnia dell'assessore regionale alle risorse agricole Cristiano Sciauli. A te. Sì, buonasera Daniele, buonasera telespettatori di Telefriuli. Siamo a Fiumicello per la 57esima mostra regionale delle pesche. Telefriuli Estate quindi sarà qui dalle 20.30, ma l'assessore Sciauli ha fatto già un giro degli stand di Fiumicello della mostra regionale dedicata alle pesche, importante per la valorizzazione del territorio, grazie ai prodotti della nostra regione. Beh, assolutamente fondamentale, è una mostra regionale, credo che la frutticoltura sia comunque uno degli elementi importanti dell'agricoltura regionale. Ricordiamoci che Fiumicello, con i suoi 70 ettari di orticole e di fruttifere, è il comune sostanzialmente più importante della regione in tal senso, quindi è giusto anche che la festa si tenga qua e anche che la storia della frutticoltura in questa regione è davvero importante, sia in termini davvero di identità territoriale, sia in termini anche, io credo, di una rinnovata capacità di stare sul mercato. Lei non rimarrà con noi dalle 20.30 in diretta perché ha i suoi impegni, ma noi saremo in diretta da qui per raccontarvi appunto la mostra regionale delle pesche di Fiumicello, ricordandovi che ci sarà l'ospite d'eccezione dell'edizione 2016, il cantautore Roberto Vecchioni. Domenica 17 alle 21 dedicherà il suo concerto a Giulio Regeni, il giovane ricercatore barbaramente ucciso in Egitto. Ritorniamo a Fiumicello per un momento
bello di compagnia, la Mostra Regionale delle Pesche, però è stata protagonista di un episodio davvero drammatico che ha coinvolto il Friuli, il mondo, l'Italia, e forse anche il cantautore ha scelto bene per essere qui. Io presente domenica. Sono davvero orgoglioso che Roberto Vecchioni abbia scelto di venire a tenere questo concerto in memoria di Giulio Regeni, ma devo dire che non è stata una tragedia. Io credo che dovremmo essere orgogliosi di Giulio Regeni e dovrebbe essere orgoglioso tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Era un giovane che lottava per i suoi ideali e ovviamente purtroppo ha perso la vita semplicemente per studiare e per lavorare. Quindi credo che chi dovrebbe vergognarsi o preoccuparsi non è sicuramente questa regione, ma è chi deve ancora dirci la verità. Grazie Cristiano Sciaurli, noi ci vediamo alle 20.30 in diretta da Fiumicello. A te Daniele, buona serata. Buonasera a te anche all'assessore Sciaurli. Vi ricordo tra l'altro che questa sera Telefriuli Estate sarà protagonista appunto alla festa regionale delle pesche a Fiumicello e Fiumicello sarà al centro dell'attenzione anche domenica nell'ambito della trasmissione Il Campanile della Domenica, dove vi proporremo sì il spazio appunto a quel territorio ma anche a alcune località limitrofe come Aquileia. Il profilo Twitter ufficiale del club messicano del Rayados Monterrey ha ufficializzato l'arrivo l'Udinese di Ivan Piris, il giocatore in viaggio per sostenere le visite mediche per la sua nuova squadra, dove troverà un ex giocatore del campionato italiano, quel Walter Gargano che ha indossato le maglie di Napoli, Inter e Parma. Gabriel Silva, il quarto acquisto del Granada, il giocatore arriva dall'Udinese in prestito per la prossima stagione. Il difensore esterno brasiliano si unirà già oggi alla sua nuova squadra nel ritiro precampionato alla Pinatar Arena. La società biancorossa in seguito ha ufficializzato l'indiscrezione, vicina anche la cessione di Guilherme, la trattativa con il Deportivo La Corugna è a buon punto e il calciatore non si è visto al Bruseschi negli ultimi due giorni. A lavoro da ieri in Piancavallo c'è il Venezia, allenato da Filippo Inzaghi, ex bomber di Juve Milan. I veneti che tra le loro fila avranno anche l'ex Udinese Maurizio Domizzi saranno diretti concorrenti del Pordenone in Lega Pro. C'è anche il Friuli Occidentale nella nuova avventura di Filippo Inzaghi alla guida del Venezia. L'ex bomber di Juve e Milan, già allenatore dei rossoneri, è pronto al debutto sulla panchina arancio-nero-verde, club impegnato in Lega Pro nel gruppo del Pordenone. I veneti da mercoledì sono in ritiro in Piancavallo. La squadra è salita in quota dopo il raduno al Parco Hotel Villa Fiorita di Monastier con 25 calciatori, tra i quali anche l'ex udinese Maurizio Domizzi e Alex Pederzoli, appena arrivato in Laguna dopo una stagione con i ramarri di Lovisa. Sul Venezia e Pederzoli, questo il giudizio di Bruno Tedino, mister del Pordenone. Alex è un ragazzo che a noi ha dato tantissimo, non è stato veramente un condottiero in campo, però voglio dire abbiamo preso Salvatore, un ragazzo altrettanto bravo che sicuramente cercherà in tutte le maniere di dare il contributo alla squadra. E il Venezia? Venezia è forte, è inutile che stiamo qua a dire i nomi e i cognomi dei calciatori, sono di prima qualità. Gli impianti del Piancavallo, che nel recente passato hanno ospitato anche il Pordenone, che quest'anno ha scelto Arta Terme, saranno il teatro della preparazione dei veneti fino al 24 luglio. Una buona occasione per vedere da vicino gli allenamenti di un mito del calcio azzurro come Super Pippo. E c'è una chicca: domenica 17 la squadra di Inzaghi giocherà un amichevole ad Aviano allo stadio Cecchella contro la squadra locale, militante in seconda categoria. Inizio alle 17.30. Una sfida ricca di fascino, soprattutto per i ragazzi avianesi che si troveranno faccia a faccia con il campione del mondo 2006. Questo dunque è il servizio di Daniele Micheluzzi con l'intervista realizzata da Massimo Radina. Grande successo per il meeting internazionale Sport e Solidarietà di Lignano, che ha richiamato i big dell'atletica leggera mondiale, il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Tegil. Sentiamo l'intervista con Giorgio Dannisi, realizzata da nostra Francesca Spangaro, con un bilancio di questo evento. Sono stati dei tempi formidabili, la gara di 400 ostacoli, 49-34 l'atleta italiano, ha fatto la migliore prestazione italiana, era il minimo per le Olimpiadi, altri tre sotto i 50. Infatti ha detto di organizzarla un po' prima il prossimo anno perché scadeva il termine il 10, ha detto Lambrughi, quindi sposteremo la data noi, dai, sulla carta. Comunque anche il pubblico è rimasto fino alla fine, insomma quasi 3.000 persone, e considerando che anche il tempo magari fuori di qui era anche non
non granché, la gente è a corsa lo stesso, anche i ragazzi della Getour, devo ringraziare anche loro, ringrazio un po' tutti quanti perché ovviamente la regione, il comune, la provincia, la Confartigianato, la Friuladria, a Sharp sono, e poi tante, la Nike e poi anche altre aziende che si sostengono ogni anno, perché il meeting ha questa caratteristica, merita di essere sostenuto, e gli atleti vengono, mi viene detto che vengono con grande entusiasmo proprio perché vivono questo clima che è agonistico ma nello stesso tempo è anche un po' familiare. Non parliamo poi delle giamaicane, sì, la Thompson e la Fraser, che hanno fatto da testimonia correndo i 50 metri l'una e i 100 metri l'altra con una grande disponibilità. Poi hai visto, no, hanno premiato, sì, i nostri ragazzi di Special Olympics, divertitissime, poi molto emozionate e divertite, le intervistate, hai visto che pasta di ragazze sono. Naturalmente si prestano a titolo gratuito, e ci tengo sempre a dirlo perché si sappia, insomma, che sono personaggi planetari, che però sono, questa è una, la Thompson quest'anno ha il miglior tempo mondiale sui 100 e la Fraser è bicampionessa mondiale olimpica dei 100. Bene, termina qui il nostro telegiornale, io vi ringrazio come sempre per la vostra cortese e fedele attenzione, il nostro Pierangelo Buttazzoni può lanciare la sigla. Buona serata, arrivederci.